Amici di Cycle Inside, bentrovati. Oggi siamo qui con Daniele Pontoni e Mirko Celestino e gli faremo qualche domanda. Allora, partiamo con Daniele, CT della Nazionale Italiana di Ciclocross. Allora, ieri prima della gara sei stato ai nostri microfoni e hai detto che comunque avremmo lottato per il mondiale, siamo andati a podio. E commenta un po' la gara, com'è stata e se ce lo aspettavamo, forse sì. E vediamo un po' come era stato il tuo pronostico. Beh, il pronostico è stato rispettato, come abbiamo detto ieri. Abbiamo lottato alla grande con tutte le ragazze. Fino a tre quarti gara eravamo bene in corsa anche per una medaglia più importante. Chiara è stata pronta fin dall'inizio a entrare su tutti i momenti strategici di gara, quindi complimenti a lei per questa sua dote. Ieri tra l'altro ha colto un risultato importante dopo tanto tempo, quindi sono particolarmente felice anche per questo. Direi che come squadra piazzarne 5 nelle prime 11 credo sia importante e bello anche per il futuro di questo sport. Abbiamo visto poi tra l'altro che la guida la fa da padrone nonostante tutto. Abbiamo visto che guida un po' meglio sui tratti tecnici, riesce ad avvantaggiarsi soprattutto fra le donne. Quindi io sono particolarmente felice di questa medaglia che è storica. Arriva in un momento importante. Tra l'altro, poi apro una piccola parentesi, ieri anche la nazionale di cross ha colto tre vittorie in terra spagnola, quindi è stata una giornata particolarmente felice per il fuoristrada intero e credo questo sia solo l'inizio per questa specialità. Quindi felice per me, felice per le ragazze, per tutta la squadra ma soprattutto felice per la federazione che ci dà questa opportunità e colgo l'occasione per ringraziare il nostro staff, perché il nostro staff è uno staff eccezionale, mi riferisco a meccanici, massaggiatori, ma anche alla segreteria che ci dà modo di preparare al meglio anche queste trasferte. Quindi è stata un'ottima base per un futuro che speriamo sia sempre migliore. E sono stati degli ottimi risultati un po' per tutti, come avete sentito da Daniele. Adesso passiamo a Mirko. Mirko, il podio è stato monopolizzato da tre bikers. Questa è una coincidenza oppure no? Ma no, non è una coincidenza. Innanzitutto questa specialità così particolare, no? Sapete che si alterna asfalto, sterrato e anche in questa occasione, in questo campionato del mondo, soprattutto nella prima parte, discese e passaggi tecnici, quindi le bikers sono state in questo frangente più avvantaggiate, ma si sono anche ritrovate un po' più di energia nel finale. È una specialità che si avvicina molto al marathon. Per quanto riguarda il settore fuoristrada, quindi anche come rifornimenti, come fit zone, technical zone, abbiamo dovuto seguire tutta la gara al di fuori, un po' come succede, come ho detto, in una marathon. Quindi anche molto importante ad alimentarsi. Abbiamo visto che la Prevost quest'anno ha fatto tutta, si è presentata anche al Mondiale Marathon, ha vinto anche questo. Una van vleuten del fuoristrada, diciamo. Bravissimo. E l'unica incognita, appunto, per loro era la distanza, che così non è avvenuto, non sono andate in crisi dovute alla lunga distanza, quindi a gestire queste lunghe ore di lavoro in sella alle bici, ma sono riuscite a concludere i 140 km al meglio. Quindi è una specialità dove le biker dovranno lavorare, dico in generale, non solo le ragazze che sono arrivate davanti. Nella distanza e le stradiste lavorare magari un pochino di più nella tecnica, anche se ho visto che il livello pedalando in questi giorni con le ragazze sul percorso è alto in tutti e due i sensi, sia con le stradiste perché le ho viste a loro agio su questo, con questo continuo alternarsi di fondo. Però è stata anche, ti devo dire la verità, molto divertente seguire questa gara. Quindi diciamo che un po' la parola chiave del futuro è versatilità, un po' per le stradiste e un po' per le fuoristradiste o fuoristradisti comunque in generale. Sì, è veramente un bel settore, una bella disciplina, divertente, perché ho visto i ragazzi, nonostante hanno le ragazze, oggi correranno i ragazzi, divertirsi veramente. Sì, c'era lo stress,
la voglia di fare un qualcosa di grosso, infatti grande Chiara e grande tutta la squadra, perché abbiamo visto che non solo la Chiara ha portato a casa una medaglia, ma anche le altre erano tutte lì, praticamente nelle 10, nelle 11 c'erano tutte le nostre 5 ragazze. E si sono comportate veramente, veramente bene, proprio da squadra. Ci fa molto piacere questo. Ultima cosa, un pronostico a testa per oggi. Partiamo da Daniele. Ah, io faccio facile, come ieri era la Prevost Van der Poel, ma ti dico anche che faremo una bella gara con i nostri e daremo soddisfazione ai nostri tifosi. Bene, Mirko? Io che dire, visto che Daniele non ha fatto i nomi dei nostri, io dico i nostri ballerini, secondo me sta passando un ottimo momento di forma. E mi auguro che arrivi lì davanti veramente in finale. Abbiamo già parlato con i ragazzi, abbiamo già messo giù i nostri piani e vediamo di oggi di far bella figura come ieri. Bene, allora, grazie Daniele, grazie Mirko e staremo a vedere come sarà la gara di oggi. Ciao!